Buongiorno ragazzi, oggi torniamo a San Rocco di nuovo perché il Begua continua ad essere chiuso. Prima o poi però torneremo anche sul Begua. Andremo a fare la passeggiata da San Rocco a Punta Chiappa e al ritorno dovremmo fare una sottospecie di anello, perché a un certo punto sul sentiero c'è una biforcazione che poi si ricongiunge verso la fine, e ora sto andando a prendere l'auto e poi andremo su. Eccoci di nuovo qua, siamo sempre a San Rocco e oggi destinazione Punta Chiappa, sentiero con doppio quadro in doppio quadro rosso con fondo bianco, e è un'andata e ritorno con un piccolo percorso ad anello come variazione, e basta. Il sentiero di oggi è questo qua. Il primo tratto di sentiero è in comune col segnavia doppio triangolo rosso in fondo bianco, e la strada per il sentiero per Punta Chiappa non ha il segnavia, però si deve seguire il sentiero per Monte, la semaforo nuovo e Punta Chiappa, che dista 40 minuti da qua. E ora si scende direzione San Nicola Punta Chiappa, doppio quadro rosso come segnavia, 25 per la prima e 35 minuti per la seconda, e questo è il sentiero. Ed ecco il primo segnavia ufficiale del sentiero, che in questo caso qui è una scalinata che poi bisogna fare anche al ritorno, quindi ribadisco quello che ho detto la settimana scorsa: fiato, ottimo fiato. Comunque questo è il panorama che oggi si vede sulla costa ligure di Levante, di Ponente, scusate. E questa è una chiesa che si incontra lungo il percorso. Dovrebbe essere quella di San Nicolò. Dico dovrebbe perché non lo so. Ho fatto anche la rima. Nicolò? Non lo so. Dunque, sì, è quella di San Nicolò, perché ora il sentiero per Punta Chiappa, via Porto Pidocchio, si fa passare di qua 20 minuti, se no dall'altra parte, Punta Chiappa, via Chiesa Vecchia, altri 20 minuti, si va di qua. Davanti a noi, la nostra meta, Punta Chiappa, e questo invece è Porto Pidocchio.
qua finisce il sentiero, siamo arrivati a Punta Chiappa e qui c'è il mare, solo il mare. E poi se uno sale qua sopra, stando attenti sempre a non cadere dove mettere i piedi, si può ammirare la costa ligure. Fine della passeggiata di andata. E questo è il confine dei possedimenti con lo stemma barrato. E noi proseguiamo lungo il sentiero di ritorno e stavolta, anziché proseguire in basso come abbiamo proseguito all'andata, seguiamo verso San Nicolò San Rocco dritti, anello di ritorno. Anello completato, siamo ritornati alla chiesa che abbiamo incontrato prima e adesso proseguiamo il sentiero. Se si gira a sinistra si torna di nuovo verso Punta Chiappa, ma noi invece proseguiamo dritti direzione San Rocco.